Dare voce ai bisogni del nostro territorio. Michela Vitri, candidata al rinnovo del Consiglio regionale, questa sera a Sasso Corvaro. Sì, ci tenevo molto ad essere qui a Sasso Corvaro perché in questi 20 anni di attività come giornalista questa è una delle zone che ho visto soffrire di più in assoluto. Lontana a volte anche dai radar dell'informazione, ma soprattutto penalizzata nella sanità e nella viabilità. E soprattutto la sanità, lo sappiamo, il tasto dolente. Per fortuna è arrivato già un segnale positivo perché pochi giorni fa è stato firmato proprio l'accordo, la regione ha garantito che saranno riattivati altri 32 posti letto nella struttura di Villa Montefeltro, si arriva così ai 64 pattuiti, ma non basta perché qua la priorità sarà riattivare il pronto soccorso. Non è più accettabile, non è pensabile che a Sasso Corvaro e in tutta la zona non ci sia un punto di primo intervento. Conosco persone che per una trasfusione sono dovute andare in ospedale a Urbino per correre una strada che sappiamo purtroppo non è del tutto agevole e hanno dovuto fare lunghe code. Questo è un presidio fondamentale per tutto l'Alto Montefeltro. Non serve solo una cittadina. Tra le priorità quindi della nuova giunta, e lo ha già detto anche il candidato a presidente Mangialardi, ci sarà anche a ridare dignità a questa struttura. Questa sera in videoconferenza con lei c'era il candidato a presidente Maurizio Mangialardi. Sì, esatto, è stato qua in tutto l'Alto Montefeltro in mattinata, poi è dovuto tornare per un impegno importante ad Ascoli Piceno e sarebbe arrivato troppo tardi. Non volevamo far aspettare le tante persone presenti qua nella sala del Consiglio a Sasso Corvaro e così abbiamo concordato una videochiamata, è stato comunque disponibile a rispondere anche alle domande dei presenti. Un momento importante di confronto perché lo stesso Mangialardi ha parlato con il sindaco Daniele Grossi che gli ha esposto quali sono le priorità della cittadina e di tutto l'Alto Montefeltro. È importante sapere che ci aspettano 5 anni decisivi in cui arriveranno i fondi del Recovery Fund, 8 miliardi per le Marche, 78 miliardi in Italia, una cifra mai vista prima d'ora. E proprio anche Sasso Corvaro e i comuni vicini dovranno dire come, dove impiegare questi fondi. A partire, abbiamo ribadito questa sera, dalla sanità e dall'apertura del punto di primo intervento che era già negli accordi. Quindi chiede pochissimo in fondo questo territorio. Da parte mia non posso che garantire che sarò portavoce delle esigenze dei cittadini.